È stata per molti anni il nostro riferimento radiofonico, un monumento della radiofonia nazionale. Ora, con lo stesso amore, si occupa di animali e noi il venerdì parliamo appunto di animali. Chi è lei? Ma l'avrete già riconosciuta, è la grandissima Barbara Marchand. Ma Barbara, buongiorno! Buongiorno a voi, che sorpresa, non mi aspettavo un messaggio personale. Grazie per questo... per questo meritato, come dire, meritato lo dico io, perché no, ormai... te lo diciamo noi meritato. Assolutamente. Sono 40 anni di radio e beh, più, no, quindi... ci hai accompagnati per tutti questi anni, dunque più meritato di te chi ce l'ha? Nessuno. Ma no, guarda, devo dire la verità, adesso con tutti i mezzi tecnologici che abbiamo e grazie anche a Facebook ho scoperto che ho tanti di quei fan che si ricordano ancora di me, nonostante io non faccia più radio già da qualche anno. Certo. E mi ha fatto immensamente piacere, continua a farmi piacere, insomma, questo è il prezzo della gloria, come esatto, dice. È il prezzo della gloria. E sono molto felice di essere vostra ospite perché so che anche voi amate gli animali e esatto. Quindi parliamone. Esatto, allora dunque Barbara, parliamo dell'associazione Incrociamo le Zampe, sì, che opera a Roma Nord e in tutto il Viterbese. Raccontaci un po' come si svolge tutta la sua attività. Allora, l'associazione Incrociamo le Zampe Onlus, che ha sede a Civita Castellana in provincia di Viterbo, si occupa di combattere il randagismo, che è il primo motivo per il quale è nata questa associazione. Sì. Di conseguenza poi vengono fuori molte altre situazioni, come i maltrattamenti, come le cucciolate non desiderate, insomma tantissimi momenti in cui noi siamo implicati dalla popolazione, perché la popolazione sa che noi esistiamo, certo, soprattutto nel Viterbese, ma come hai detto tu, operiamo da Roma Nord in poi. Roma Nord vuol dire la Cassia, certo, la Cassia subito dopo l'Olgiata, la Cassia bis, tutto quello che è Campagnano, Formello, eccetera eccetera, e poi tutto il Viterbese Sud, che abbraccia Gallese, Civita Castellana, certo, Fabbrica di Roma, eccetera eccetera, certo, e quindi siamo sempre on the road. Io personalmente un po' meno, perché sono la vicepresidente e mi occupo di tutta la parte amministrativa, sì, amministrativa, sì, e internet, il contatto con i giornali, giustamente, visto che ho sempre fatto pubbliche relazioni in, certo, tutta la mia vita, certo, era d'obbligo che me ne occupassi io. Noi abbiamo dato in adozione in un anno di attività, perché siamo nati a marzo del 2010, sì, come associazione, ma già operavamo singolarmente, insomma, inutile che vi racconti tutti i dettagli. Abbiamo già dato in adozione sul territorio soltanto di Civita Castellana, io dico solo Civita Castellana, poi c'è tutto il resto. Abbiamo dato più di 200 cani in adozione. Hai capito. Che fanno risparmiare centinaia di migliaia di euro ai comuni. Certo. Perché sono cani che erano destinati al canile, il canile si paga con i nostri soldi. E quindi renditi conto. È un, insomma, risparmio notevole. Senti Barbara, le modalità per l'adozione di un cane, per tutti coloro i quali ascoltandoti in questo momento volessero contattarvi, ci sono delle modalità particolari? Sì, o, sì, assolutamente sì. Allora, intanto c'è la divulgazione di tutti i nostri cani che si trovano sul nostro sito, che stranamente, mi dispiace, per un paio di giorni è oscurato. Vero. E non sappiamo bene perché. Comunque il nostro sito è www.incrociamolezampe.org, sì, c'è la pagina da adottare e poi c'è questo meraviglioso strumento che è Facebook, dove abbiamo una pagina come associazione Incrociamo le Zampe e poi tutte le nostre volontarie e io stessa, mm-hmm, abbiamo le nostre pagine dove pubblicizziamo i cani in adozione. Allora, l'adottante, il futuro adottante ci chiama, scusa un attimo, questo non deve succedere a chi fa la radio. Ma a te può succedere, via? No, è non bella la diretta. Dai. Certo, vabbè. Allora, il futuro adottante ci chiama, mm-hmm, viene a vedere il cane o glielo portiamo a seconda della distanza. Certo. O lo vede già le fotografie sui siti vari. Sì. Ci chiama, viene a vedere il cane, lo sceglie, riempie un modulo d'adozione nel quale lui si impegna, certo, a sterilizzare una femmina dopo il sesto mese, perché noi non vogliamo creare altri randaggi, certo, ovviamente. Certo. Si impegna a fare tutte le vaccinazioni, a fare le varie visite veterinarie, eccetera, eccetera, e se per caso ha delle difficoltà a tenere questo cane, di avvisarci immediatamente, perché noi lo riprendiamo.
Ecco, lo vedi. Quindi vedete, c'è anche la possibilità appunto di riconsegnarlo poi all'organismo. Piuttosto che abbandonarlo, certo, ovviamente, dove? Certo. Ovviamente, ovviamente. Certo. Senti Barbara, noi avremo modo di ricontattarci, perché? Perché io vorrò con te anche raccontare, sempre che tu sarai disponibile, ovviamente. Perché no? Vorrò raccontare delle storie di animali. Come no? E tu sei, e ne abbiamo tante. Appunto, in questo senso sei proprio preziosa. Ti do al volo una cosa, una notizia di adesso. Io sì. Arrivo dal veterinario, sono andata dal veterinario stamattina, la mia presidente è arrivata con un'altra volontaria con una cagnetta cucciola meticcia, ovviamente vagante sulla Flaminia, che era stata morsa da una vipera. Hai capito? Oh. Quindi abbiamo salvato questa povera bestia in extremis, proprio perché adesso certo. È sotto flebo e fino all'adozione sarà ospite in stallo da una nostra volontaria. Evviva, avete già dato un nome a... No, ancora no. Okay. Però il fatto che gli abbiano salvato la vita è decisamente fondamentale rispetto sì, a... Sì, ma poi generalmente il nome glielo dà l'adottante. Ovviamente, ovviamente. Va bene, sì, Barbara, sì. Vogliamo ricordare intanto l'indirizzo per potervi contattare? Assolutamente sì. Incrociamo le zampe, tutto attaccato, minuscolo ovviamente, @gmail.com. E poi se posso do un numero di riferimento, certo, che è 339... 1123663 specificando magari che ha sentito la trasmissione, sarebbe carino, così abbiamo ovviamente anche un termometro. Un riscontro. Allora, il numero di cellulare per contattare, sì, Incrociamo le zampe è 339 1123663. Diamoci da fare. Vi risponde la nostra presidente Rita Storri. Molto bene, Barbara, evviva te, e poi ci risentiremo. Sono io che vi ringrazio. Mi raccomando, siamo vicini all'estate, non abbandonate i vostri Brava. Penosi, piuttosto chiamateci. Brava. Ovviamente, va bene. Un abbraccio forte. Grazie, buon lavoro e buona giornata a tutti. A te, Barbara Marchand. Radio Città, il programma della capitale.